Ci sono pervenute delle indiscrezioni negli ultimi giorni che sembrerebbero comunque attendibili, però sapete, in questi 10 lunghissimi mesi ci sono state tantissime indiscrezioni, cerchiamo di fare il nostro lavoro al meglio e non tralasciamo nulla. Però in questi giorni ci sono pervenute alcune informazioni importanti sia al sottoscritto che all'avvocato Cocchiarole e quindi oggi abbiamo messo in campo la tecnologia più adatta per la ricerca delle persone scomparse nel sottosuolo. Quindi contiamo di perlustrare la zona a cui siamo interessati e vediamo cosa viene fuori. La giornata è lunga. Eccoci anche la famiglia di Michele Cilici, il fratello Antonio, quindi dal punto di vista dei contatti con la famiglia, grande collaborazione fino a questo momento. Ma guardi, con la famiglia Cilli non c'è mai stato nessun problema, anche perché i sacrifici che stiamo facendo noi, sia come consulente e anche l'avvocato Cocchiarole, lo facciamo per uno scopo ben preciso, quindi per noi lo scopo principale è quello di ritrovare il corpo di Michele. Non smetteremo mai di farlo perché fino a che non avremo la certezza matematica che Michele Cilli non esiste più, neanche nulla di lui, noi continueremo a cercarlo. La speranza resta viva, assolutamente. Certo, assolutamente sì, la speranza deve rimanere viva, è una speranza a cui noi teniamo tantissimo e che cerchiamo di portarla fino alla fine di questa tristissima storia, perché sono 11 mesi che andiamo avanti, sarebbe giusto per la famiglia ritrovare il corpo del congiunto. A che punto siamo con i contatti anche con le autorità? Ma guardi, con l'autorità i contatti sono perfetti, cioè sono sereni, tranquilli. Io ho sempre contatto sulla magistratura, sulle indagini, sul procuratore. Il dottor Aiello ha fatto un lavoro eccezionale, anche il dottor Masci Pinto. Quindi il castello accusatorio per noi è granitico, solido, quindi non temiamo nulla sotto questo aspetto. Alcune eccezioni possono far parte del processo, ma secondo me, cioè il castello accusatorio non preclude nulla, insomma, su quello che secondo me sarà poi il giudizio finale. Ecco, diciamo, questo punto vi è nuovo, questo punto, questo terreno, questa zona, oppure già conoscevate, era scritto nelle carte, era stato preso comunque in esame? Guardi, questo terreno è stato frequentato da uno degli indagati, no? Quella fatidica notte, quindi è arrivato qui per pochi minuti la prima volta e poi è ritornato la stessa notte per quasi 2 ore. Quindi siamo qui col georadar, Human Body Research, per cercare di trovare il cadavere sottosuolo. Possiamo andare in profondità fino a 6 metri, quindi stiamo perlustrando tutta questa zona, ma non è solo questa zona che andremo a perlustrare, quindi nei prossimi giorni ci saranno altre zone da perlustrare, così come da informazioni che abbiamo ricevute in modo riservato. Nel frattempo ci si avvicina anche all'udienza del 15 dicembre, dal punto di vista delle aspettative, cosa vi aspettate dopo l'udienza? Guardi, in questo momento non voglio pronunciarmi perché poi è il giudice che decide. Noi contiamo di andare al dibattimento perché è ovvio che nel dibattimento poi si emergono poi tutte, emerge la verità sostanzialmente. Quindi noi contiamo di andare al dibattimento. Vediamo cosa deciderà il giudice.